In generale, le opere viarie e ferroviarie stanno procedendo secondo i tempi e i cronoprogrammi previsti. Lo conferma il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, al tavolo Lombardia per l'Expo, aggiungendo che ora bisogna avviare un lavoro anche su altri temi, ovvero quattro sottotavoli riguardanti i servizi, l'attrattività del territorio, il sistema delle informazioni e comunicazioni, infrastrutture e trasporti. È chiaro che volendo noi realizzare un'organizzazione dell'Expo assolutamente efficiente e funzionale, tutti questi servizi andranno aumentati ed adeguati per quei 6 mesi. Quindi servizi essenziali, sanità, sicurezza, sostegno alla disabilità, servizi pubblici. Vista dell'Expo c'è anche la gestione dei rifiuti alla luce anche delle tante persone che arriveranno a Milano. Cosa si sta pensando? Visto che stiamo parlando di un incremento per l'area del Milanese per questi 6 mesi circa di Expo, di qualcosa come 150.000 presenze giornaliere, quindi capisce bene come i servizi devono essere potenziati, però noi stiamo portando avanti proprio con una finalità operativa nel 2015 un programma di riduzione dei rifiuti. Milano partirà con la raccolta differenziata dell'umido in città e con il piano che abbiamo predisposto, piano regionale rifiuti che stiamo predisponendo, andremo a votare entro la fine dell'anno, con la messa in rete dei nostri termovalorizzatori dovremmo riuscire a gestire con piena sufficienza non solo l'evento ma anche i prossimi anni normali, chiamiamoli così, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti in Lombardia. Assessore Rufinella, al tavolo sull'Expo a cui lei ha partecipato si è parlato anche di come rendere più attrattiva la città di Milano in vista di questo appuntamento internazionale. Lei si occupa di turismo giovanile, c'è un piano per gli ostelli? C'è un piano per la recettività in generale e in particolare l'assessorato che presiedo ha predisposto che da qui al 2015 siano riammodernati tutti gli ostelli della Regione Lombardia. È un piano straordinario che si avvale di un finanziamento apposta per questo che permetterà non soltanto l'accessibilità ai disabili, ma anche l'ammodernamento degli ostelli che avranno quindi un piano di sicurezza a livello con gli standard europei degli ostelli. La cosa molto interessante è quindi che per Expo stiamo predisponendo una accoglienza anche a prezzi familiari e che questi ostelli saranno frequentati non solo da ragazzi, ma anche appunto dalle famiglie e dagli adulti, esattamente come avviene negli altri paesi d'Europa. Prossimamente, anche prima della giornata mondiale delle famiglie, lanceremo delle iniziative a favore delle famiglie in due o tre di questi ostelli, proprio per far conoscere la disponibilità, lombarda di queste strutture alberghiere, di queste strutture di recezione, che sono effettivamente molto interessanti per chi è abituato a viaggiare leggero.